Buonasera a tutti. Già ci è stato ricordato che questo tema ci viene suggerito dalla lettera pastorale di quello che era il nostro vescovo e oggi non più, ma la messa è sempre comunque al centro della vita cristiana e della vita della Chiesa, così ci ha insegnato il Concilio 50 anni, ormai quasi 50 anni fa, ma il fatto che questo sia stato scritto non vuol dire che sia diventato realtà, esperienza, storia. Forse non è ancora consapevolezza diffusa che la messa della domenica sia il centro della vita cristiana e il centro della vita della comunità cristiana. E dire il centro vuol dire l'azione, il gesto più importante, fondamentale di una vita cristiana, di una vita parrocchiale. Fonte e culmine, dice il Concilio, fonte cioè la sorgente dalla quale tutto ha origine, culmine, termine cioè al quale tutto, verso il quale tutto si rivolge, si conclude. In altre parole, la vita cristiana si gioca attorno, sempre e tutta attorno alla Santa Messa Domenicale. Noi ci stiamo preparando alla Pasqua, e la Pasqua è proprio questo, la Pasqua di Gesù. È l'Eucarestia che noi celebriamo ogni domenica, e ogni domenica è Pasqua. Anche questa seconda affermazione non è ancora una consapevolezza diffusa fra noi cristiani, non dico fra i musulmani, ma fra noi cristiani. E allora vediamo di fare qualche considerazione in merito. Il nostro vescovo, nella sua lettera pastorale, ci ricorda che quello che facevano i cristiani di Gerusalemme, i primi cristiani, e ci dice che erano perseveranti nello spezzare il pane e nelle preghiere. Spezzare il pane vuol dire la messa. A quel tempo la domenica non era ancora la festa settimanale per tutti, non lo era per nessuno, neanche per i cristiani, perché non potevano. Però questi cristiani consideravano comunque la domenica il giorno del Signore, il giorno della Pasqua, e quindi la vivevano ritrovandosi insieme di nascosto nelle case per celebrare l'Eucarestia. E dice Luca, negli Atti degli Apostoli erano perseveranti, cioè erano costanti, non andavano a messa ogni tanto, ma sempre. Per loro la Pasqua era la messa era la Pasqua, e la domenica era il giorno della Pasqua. Non c'era modo migliore per celebrare la Pasqua allora, per fare festa, se non con la celebrazione eucaristica. Il Vescovo ci chiede di fare una verifica in merito a tutto ciò che è la celebrazione liturgica, ma in particolare modo in merito alla celebrazione dell'Eucaristia. Una verifica che deve avere come obiettivo una comprensione più piena di questa celebrazione, di questa Eucaristia, perché diventi davvero il centro della vita del cristiano e della vita della Chiesa. Noi siamo stati educati ad andare a messa la domenica soprattutto come precetto, come comandamento. Il terzo comandamento, ricordi di santificare la festa, ma poi è anche uno dei 5 precetti generali della Chiesa.
E allora è quasi come dire, siamo stati educati ad andare a messa quasi più per dovere che non per amore, che non per convinzione, per scelta. Se non vai a messa oggi non si mangia, si diceva una volta nelle famiglie cristiane. E non era soltanto un modo di dire, a volte era anche proprio una realtà. Oggi puoi dormire fino a mezzogiorno che nessuno ti dice niente. Non solo nessuno ti dice niente, ma tante volte non sei neanche stimolato, provocato ad andare a messa alla domenica. E la domenica è diventata un giorno come tutti gli altri. Non è più il giorno del Signore, è il giorno dell'uomo, è il giorno per noi. Non è un giorno sacro, non è la Pasqua della settimana. Vedete, la domenica è il primo giorno di festa che i cristiani hanno celebrato, vissuto. Non hanno fatto prima il giorno festivo, la Pasqua, una volta all'anno come stiamo per fare noi. Meno ancora hanno celebrato il Natale il 25 dicembre, ma il primo e fondamentale giorno festivo del cristiano è stato fin dall'inizio la domenica settimanale, la Pasqua della settimana. Noi questo abbiamo perso lungo il corso della storia, questa consapevolezza. E dire che facciamo festa quel giorno lì, cioè facciamo festa nel senso che non andiamo a lavorare, o perlomeno non si doveva andare a lavorare, ci riposiamo, non andiamo a scuola. Già questo ci dovrebbe far pensare un po'. E invece no. La domenica è diventato come, per certi aspetti, come il lunedì, il martedì, il giovedì, eccetera, eccetera. Oppure è diventato il giorno in cui facciamo tutto quello che non possiamo fare gli altri giorni. Sa, gli altri giorni si lavora, non c'è tempo per... E allora si accumula tutto alla domenica, a scapito dell'appuntamento con il Signore. E così piano piano si spegne la nostra fede cristiana, si affievolisce. Perché? Perché non viene nutrita dall'Eucaristia, non viene nutrita dall'incontro con il Signore. Piano piano il Signore diventa un emarginato dalla nostra vita. Anche nella vita della comunità cristiana magari consideriamo altre cose o altre attività più, non dico più importanti, ma comunque di fatto più importanti, perché a queste diamo molto spazio, le nostre attività pastorali. Con buona fede ovviamente, con finalità buone. Ma la messa non è quasi mai posta al centro di tutto. Potremmo forse rivedere tante cose per lasciare più spazio alla celebrazione eucaristica. E poi il Vescovo ci chiede in questa verifica anche di vedere un po', di chiederci com'è questa celebrazione, come avviene la celebrazione della Messa. Se è davvero una celebrazione che comunica una realtà, se è una celebrazione che è veramente un incontro con il Signore e con gli altri, con i fratelli, se attraverso la celebrazione eucaristica incontriamo davvero la Chiesa, quale immagine di Chiesa noi manifestiamo nella celebrazione eucaristica. Certo, qui sono stati fatti molti passi avanti da quello che era la messa quando io ero bambino, e qualcuno di voi che vedo che è meno giovane di me
ricorda ancora meglio. Quella messa che era tutta